Salve YouTube, oggi pensavo di fare una lista un po' più semplice, un po' più rapida. Invece di parlare di psicologia dei personaggi, storie e cose del genere, semplicemente parlerò delle 10 spade da film, fumetti, mitologie, eccetera, che mi piacciono di più. Ce ne sono tante perché le spade colpiscono l'immaginazione delle persone. E questa è la lista delle mie preferite, non è la lista delle migliori in assoluto perché, cioè, appunto, non potrei fare una lista del genere. In caso ditemi come sarebbe la vostra lista e questa è la mia. Numero 10, la spada di Connor MacLeod, d'Highlander. Niente, questa è una bellissima katana con un'elsa decorata che sembra fatta, non lo so, forse di madreperla o non è chiaro, nel film non viene detto, ma comunque è una spada bellissima, viene ereditata dal Connor MacLeod, dal personaggio di Sean Connery e niente, è fondamentale ai fini della storia e secondo me è una delle spade più belle del cinema e la migliore del film. Numero 9, la spada laser a doppia lama di Darth Maul, da Star Wars, dai prequel. I prequel sono scrausi, lo sappiamo, nel senso sono peggio della trilogia originale e hanno un sacco di cose orrende. E il primo, La minaccia fantasma, è forse, no, non il peggiore, forse, secondo me il peggiore è L'attacco dei cloni, ma comunque è parecchio brutto. La cosa migliore era Darth Maul, e questa spada che usa Darth Maul nel combattimento finale, secondo me, è bellissima. E ai tempi, quando l'avevo visto da bambino, mi ero innamorato dell'estetica del personaggio e della spada che usava. Quindi niente, molto semplicemente mi piace questa spada. Numero 8, Andúril, Fiamma dell'Ovest, dal Signore degli Anelli. Niente, questa è la spada forgiata dai frammenti di Narsil, originariamente la spada aveva tagliato l'anello dalla mano di Sauron, e dopo millenni la spada viene riforgiata per appartenire a Aragorn, per combattere il male, per combattere le forze di Sauron. Ed è una spada bellissima, è una spada che dà una grande idea di grazia e di velocità, sottile, lunga e elegante, è una spada molto elegante e mi piace tanto. Anche Pungolo è bella ed è iconica della serie, forse più iconica di Andúril, però esteticamente non mi piace quanto Andúril, quindi niente, la menziono ma non mi piace quanto Andúril. Numero 7. Excalibur. Niente, Excalibur appartiene alla mitologia di Re Artù ed è stata messa in tanti film, ci sono vari film con Excalibur, c'è il film stesso che si chiama Excalibur, ci sono vari film su Re Artù, c'è il film di Mago Merlino, c'è addirittura Monty Python e il Santo Graal, e niente, Excalibur è la spada di Re Artù, è la spada che si fa usare solo da chi è puro, solo da chi è nobile dentro. E niente, è iconica come spada, cioè c'è poco da dire, tutti conoscete Excalibur e la mitologia della spada nella roccia, quindi non mi dilungo tanto, ma le varie rappresentazioni che sono state fatte di Excalibur sono tutte bellissime e mi piace semplicemente il simbolo della spada, quindi dovevo inserirla nella lista. Numero 6, la spada di Conan. Atlantean, spero di pronunciarlo bene. Niente, io qui parlo principalmente dei film perché i libri non li ho letti, ho un amico che li ha letti e mi ha detto che sono bellissimi e sono sicuro che è così e sono sicuro che il film non gli rende giustizia. Perché il film, molto semplicemente, è ammazzamenti e combattimenti ed è per questo che mi piacciono, cioè sono film semplici. Abbiamo Arnold Schwarzenegger, pompatissimo, con una spada gigantesca che uccide cose. Ed è divertente, cioè per un ragazzino e un adolescente è perfetto, uno si innamora a quell'età del film, io mi sono innamorato a quell'età di tutta quell'estetica e sono molto divertenti ancora adesso i film. E niente, la spada di Conan è bellissima, è stata creata dal dio dell'acciaio, Crom, e niente, a vederla uno direbbe che solo un omaccione come Arnold Schwarzenegger potrebbe usarla. Ed è una spada che va messa in questa lista perché è iconica, cioè anche chi non ha visto il film ne ha sentito parlare, molte spade in altre cose poi sono state basate su questo modello qui, è una spada da barbaro ed è iconica e niente, io la metto nella lista per questo motivo. Numero 5, la Soul Edge di Nightmare, dalla saga di Soul Calibur.
E niente, Soul Calibur è un gioco che a me piace molto, ci ho giocato con i miei amici per un bel po', e ha varie armi bellissime, ma la Soul Edge è quella che piace di più a me. E mi piace il fatto che sia viva, la Soul Edge sembra viva, sembra pulsare, cioè lo è viva, ed è, a parte che è fortissima nel gioco, ma quello è già meno importante, ma mi piace l'estetica, è un'arma brutale. Quello che ho detto di Anduril prima, qui è esattamente il contrario, cioè non è elegante, non è fine come spada, non dà un'idea di essere leggera o aggraziata, no, è una cosa brutale e violenta ed è molto divertente da vedere in combinazione e l'estetica mi piace tanto, quindi niente, la Soul Edge va messa in questa lista. Numero 4, la spada di Viggo Montoya, dalla Storia Fantastica. Questa è la spada creata dal padre di Viggo, che era un genio nel costruire, nel creare spade, e Inigo usa questa spada per cercare l'uomo che ha ucciso il padre, per vendicarsi dell'uomo che ha ucciso il padre, ed è una bellissima spada molto, cioè, costruita ad arte, forgiata ad arte, molto decorata, molto bella, elegante, e niente, nel film ha un valore molto significativo, nel film è fondamentale per Inigo questa spada e è bellissimo vedere i combattimenti, cioè la coreografia dei combattimenti e tutto quanto è bellissima, è una storia fantastica ed è reso ancora migliore dall'uso di questa spada, nel vedere il personaggio, un personaggio così carismatico, usare una spada così bella, sapendo poi tutto il carico emotivo che c'è dietro, quindi niente, questa spada ha tutto un significato e mi piace tanto e andava nella lista. Ora c'è il podio, numero 3 delle spade di Zuko, da Avatar, The Last Airbender. E niente, le spade di Zuko sono quella che in inglese vengono chiamate Dual Dao Swords, sono cioè due spade che si uniscono in una spada sola, volendo. In realtà è una spada che si divide in due. Zuko stesso dice che quando si combatte con queste spade non bisogna pensarle come due elementi separati, ma come parte di un solo essere. E niente, sono bellissime esteticamente, e il personaggio Zuko le usa benissimo, e c'è un qualcosa di veramente allo stesso tempo aggraziato e potente di queste spade. La forma stessa è sia aggraziata che un po' brutale, questa lama elegante che però si allarga verso la fine, dà un'idea di uno strumento leggero ma con un potenziale distruttivo altissimo. E tutti i combattimenti con queste spade sono un piacere da vedere, veramente, cioè sono cibo per gli occhi, è veramente divertente vedere i combattimenti in cui sono coinvolte queste spade. E niente, io adoro la serie, adoro il personaggio e adoro le spade e dovevo metterle nella lista, in alto. Numero 2. La spada di Angela, da Spawn, la serie a fumetti. Non tanto per quando la usa Angela, ma perché Spawn usa questa spada per combattere Malebolgia, nel numero 100 della serie originale. E niente, è una spada che sta molto bene nelle mani di Spawn, sembra fatta più per lui che per gli angeli, e vederlo combattere con questa spada è un momento importantissimo della serie. E niente, semplicemente mi piace il design di questa spada, è Greg Capullo a disegnare Spawn, quindi insomma tutto quello che fa lui è oro. E il combattimento con questa spada, per quanto breve, è uno dei momenti migliori della serie, e quindi la spada andava messa nella lista. Numero 1, la spada della sposa da Kill Bill. Niente, questa bellissima katana viene creata da Hattori Hanzo, un genio che è probabilmente nella storia il più grande creatore di spade del mondo, che aveva smesso di creare katane, aveva giurato di non fare mai più strumenti di morte, ma poi si sente in dovere di farlo quando si rende conto di essere in parte implicato nell'orribile storia della protagonista, di essere in parte responsabile. E quindi decide di crearle una spada e crea la spada migliore della sua carriera. Ed è una spada bellissima. È elegante, è leggera, quindi cioè una perfetta katana, insomma, e
è decorata in maniera sobria ma molto efficace, cioè è una spada che non è che ha chissà quanti orpelli o cose, ma dà un'idea di potenza, dà un'idea di efficacia. E ogni scena in cui la sposa ha questa spada, uno si aspetta una carneficina essenzialmente, e soprattutto nel primo film è quello che ha. Quindi niente, questa spada secondo me è la migliore di quelle che ho incontrato. Il film ovviamente è bellissimo, cioè Kill Bill è un fantastico film. E niente, adoro questa spada. Quindi ecco, questa era la mia lista, fatemi sapere quali spade piacciono a voi, perché sono sicuro che ce ne sono tante che io neanche conosco, e spero che vi sia piaciuto.